credetemi. Lo dico con quella considerazione che mi permette il vivere in questa terra ormai da 5 mesi, essere entrato in sintonia col suo spirito, averne compreso le motivazioni. C'è tanto da fare per intervenire nei confronti di coloro che non sono fortunati come pochi. Dobbiamo lavorare affinché questa società sia più giusta, più equa, affinché non ci siano più questi estremi di ricchezze sbattute in faccia a coloro che invece vivono una situazione molto più dignitosa e contenuta. Dobbiamo rendere questa società uguale e per farlo abbiamo bisogno di riferimenti, persone fisiche e contenuti ideali. Le persone fisiche siamo noi stessi, dobbiamo dare il meglio di noi. Gli ideali sono quelli che ci rappresentano la Carta Costituzionale, che ci rappresentano eventi come quello del 2 giugno, del 4 novembre e del 25 aprile. Ricorrenza che ha la stessa dignità del 2 giugno perché si fonde con essa. Non ci sarebbe stato il 2 giugno se non ci sarebbe stato se non ci fosse stato il 25 aprile. E quindi con questa consapevolezza della necessità ancora oggi, dopo 73 anni, di sentire palpitanti quei valori che hanno portato alla liberazione dell'Italia dal nazismo e dal fascismo, possiamo continuare la nostra azione quotidiana, ciascuno nel proprio settore. Sono contento di questa partecipazione oggi della comunità di Lamezia a questo evento. Purtroppo ricorrenze come queste non è mai scontato che coinvolgano il comune sentire, e non perché chi le organizza attorno ad una lapide, attorno ad un monumento, attorno a delle bandiere, attorno a delle persone o in una veste religiosa. O noi per fortuna ci siamo riusciti, che questa città vive questi eventi con la consapevolezza della loro rilevanza, e quindi è un motivo in più per ciascuno di noi per sentirci coinvolti nella necessità di continuare nel nostro percorso. Vedo la presenza di parlamentari, di autorità religiose, di rappresentanti del volontariato, delle forze armate, delle forze di polizia, e ringrazio tutti per essere qui con le loro divise, con i loro significati, con quello che è lo spessore della nostra persona che vive in questa società in questa maniera. Ripeto ancora una volta, per sentirci forti abbiamo bisogno di credere in dei valori, e questi valori ci sono riprodotti non dai libri, che sono importanti, fondamentali, perché trasmettono il sapere, ci sono rivelati e ci sono imposti, direi quasi, affinché essi vengano introiettati in ciascuno di noi da questi accadimenti, da queste morti, che colpirono purtroppo cittadini o militari che sono stati ingiustamente costretti a concludere la loro vita in maniera violenta, ma perché così imponevano le circostanze del momento. E allora permettetemi, a nome di tutti voi, per ricordare tutti coloro che sono caduti, non soltanto a seguito della oppressione nazifascista, ma anche delle altre guerre, ricordiamoci che questo monumento è un monumento ai caduti della Grande Guerra, così nasce. Così fu edificato, con questo intento, a voler ricordare i caduti della Grande Guerra. Eppure oggi siamo qua per il 25 aprile, cioè per la data in cui si conclude nel percorso nazionale quel processo di liberazione da una oppressione. La loro specifica freddezza del marmo, della pietra che li compongono, delle pietre che li compongono, hanno invece... È come se fossero qui, vicino a noi. Li citiamo, sono cittadini, erano cittadini nativi di questa terra, erano degli indigeni, come lo siete voi, o quasi tutti voi, come lo sono diventato anche io, per la dignità e la rilevanza della funzione che lo Stato ha attribuito a chi è venuto qua a rappresentare la comunità. Questo ti dà un incipit, ti dà un inizio del tuo percorso, che comincia in una data 5 mesi fa e che continuerà il tempo che dovrà essere, non ha importanza, potranno essere altri giorni, altre settimane, altri mesi. Chiunque vive qui deve essere all'altezza del proprio compito, deve essere capace di svolgere la propria attività istituzionale con la massima trasparenza, con la massima chiarezza. Quando cammina per la strada la testa deve essere alta, la schiena deve essere dritta, non c'è alcuno, non ci deve essere neanche un solo soggetto, rappresentanti di una comunità. Incarnare i valori di quella comunità, la libertà, il diritto di guardare tutti con serenità e quindi di essere capace di emanare atti determinativi che siano fondati sul rispetto della legge, che siano fondati sulle esigenze della comunità. Non perdere tempo, non parlare inutilmente, non agire ultroneamente, fare le cose essenziali, giuste, necessarie. Questo
deve caratterizzare chi rappresenta la comunità. Ecco, permettetemi di leggere la motivazione della lapide, il testo della lapide che ricorda la figura appena uscito dalla scuola allievi sottufficiali. Aveva avuto come primo incarico quello di portarsi nel Piemonte e lì rimase ucciso. C'è scritto in una delle due lapide: a Domenico Antonio Petruzza, nato a Nicastro il 2 gennaio 1922, nella lotta per la libertà e l'indipendenza contro i fascisti e i tedeschi, diede esempio di virtù militare e di eroismo e cadde a Venaria Reale, Torino, il 24 agosto 1944. Alla vigilia della liberazione, i suoi concittadini, a perenne ricordo e riconoscenza e come monito ai potenti, posero 10 maggio 1953. L'altro invece era un sottotenente, era un ufficiale, un sottotenente dell'esercito italiano. Di questo abbiamo addirittura, di questo voglio ricordare la motivazione della medaglia d'oro al valor militare che gli fu concessa. E ne do lettura, con grande dignità e con grande rispetto. Se ci fosse un reparto schierato in armi, adesso si metterebbe sull'attenti. Ecco, cerchiamo di essere tutti noi attenti a quelle che sono le parole che riproducono la motivazione per la quale questo cittadino della nostra attuale città, che si chiama Lamezia Terme, ebbe la concessione delle medaglie d'oro. Intrepido si chiamava Vinicio Cortese, nacque a Nicastro il 20 gennaio del 1921. Intrepido e valoroso partigiano, due volte catturato dai tedeschi, due volte evaso, si offriva sempre volontario per le più audaci gesta. Primo fra i primi in ogni ardimento, anelante sempre a maggiori audace, richiedeva per sé il supremo rischio di far saltare il ponte di Ozzano. Mentre si accingeva all'epica impresa, veniva sorpreso da una forte pattuglia tedesca e, disdegnando la fuga, uno contro 40 li affrontava con leonino slancio. Scaricata fino all'ultimo colpo la sua pistola, in un supremo gesto di sfida scagliava la sua arma contro il nemico e, gridando «Viva l'Italia!», cadeva fulminato da una raffica di mitro al petto. Fulgida figura di eroico partigiano, superbo simbolo dell'antico valore. Ozzano Monferrato, 26 agosto 1944. E mi emoziono quando vivo questi momenti. Sono i momenti nei quali ognuno di noi vorrebbe essere diverso da quello che è, vorrebbe trasporsi in quelle figure alle quali fa riferimento. Di questo abbiamo bisogno, di umiltà, di senso del nostro limite, ma anche di grande fiducia nella grandezza dell'uomo, quello con la U maiuscola, quello che si realizza appunto attraverso i valori che oggi siamo qui chiamati a ricordare e a celebrare. Permettetemi infine di concludere questa cerimonia con un intervento che credo sia giusto, perché siamo a Lamezia Terme e dobbiamo parlare delle cose del nostro territorio, dobbiamo parlare di coloro che hanno reso nobile questo territorio, di coloro che hanno avuto modo di lasciare un segno di qualificazione positiva. Mi sono rivolto ad uno storico, al dottore Massimo Iannicelli, al quale cedo la parola, concluderà questa cerimonia.